Buon pomeriggio da Terrazza Colombo, bentrovati. Dalla sigla avete capito che stasera abbiamo un menù largamente diverso rispetto al solito. Infatti oggi è una giornata importante nella quale si ricorda la figura di Umberto Terracini, genovese, presidente dell'Assemblea Costituente, uomo aderente al Partito Comunista, ma del tutto peculiare, con delle posizioni che sono state anche molto diverse rispetto a quelle comuni del resto del partito. Stasera ne riscopriremo la figura nei 100 anni del Partito Comunista, che si celebrano in questo 2021, e anche nei 125 anni, dai 125 anni della nascita di Terracini. Per parlarne siamo collegati via Skype con il nostro Mario Paternostro. Ciao Mario. Ciao a te, Matteo. Una figura forse meno nota rispetto a tante altre nella storia comune, quella che ricordano grosso modo tutti: non è Togliatti, non è Saragat, non è De Gasperi, eppure quella di Umberto Terracini, una figura molto interessante al di là del fatto di essere genovese. Beh sì, assolutamente vero, perché intanto è stato uno dei fondatori, cioè il famoso 21 gennaio 1921 a Livorno, al congresso di Livorno, è stato lui con Bordiga e altri a lasciare il Teatro Goldoni, quindi lasciare i socialisti, riformisti, massimalisti, eccetera, eccetera, e andarsene via in un teatro poco distante, il San Marco, e lì fondare il Partito Comunista Italiano. Lui genovese, che poi diventerà un personaggio molto importante, perché tu l'hai già detto, per la Costituente, perché è stato un parlamentare, un senatore di primo livello, è stato anche a un certo punto in competizione per la presidenza della Repubblica, se non sbaglio all'epoca di Saragat, non vorrei dire una sciocchezza, ma mi pare che fosse l'epoca di Saragat, ma soprattutto è stato un comunista non ortodosso, cioè di quelli che addirittura è stato a un certo punto era stato espulso dal partito e ha lo stesso lavorato sempre, perché sempre gli è stato riconosciuto il merito e grandi capacità, però è stato uno che non voleva il ritiro sull'Aventino, uno che ha bottato contro il patto Ribbentrop-Molotov, anche contro il compromesso storico, no? Più avanti nel tempo. Esatto, proprio così, anche contro il compromesso storico, quindi diciamo non certo un personaggio che seguiva l'onda, direi proprio l'opposto, e in questo secondo me è molto genovese, insomma. Esatto, non c'è dubbio, lo rende sicuramente anche molto interessante. Da un saluto anche a Stefano Rissetto, che è collegato dal salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, perché è lì che in organizzazione della Fondazione DS si tiene questa conferenza, che ovviamente vi trasmetteremo in diretta, e per questo il motivo che siamo già in onda, per farvi ascoltare tutti gli interventi di questo pomeriggio. Allora Stefano, un buon pomeriggio a te, ben collegato. Sento niente. Vabbè, adesso non cercheremo di recuperare l'audio di Stefano Rissetto, cioè più che altro l'audio noi ce l'abbiamo, ma non abbiamo, lui non sente noi, direi, quindi ancora qualche secondo e arriveremo al salone di rappresentanza di Palazzo Tursi. Mario, ne approfitto per farti uscire dal tema storico e farti entrare nel tema dell'attualità. Siamo molto lontani dall'epoca di Terracini, la politica si è arresa un'altra volta e ha avuto bisogno del solito salvatore della patria. È il salvatore della patria la costante della storia politica del nostro paese? Direi proprio di sì in questi momenti. Si è arresa o l'hanno fatta arrendere? Certamente siamo alle solite, e ricordare queste cose qua, cioè quando vedevo nella sigla la bandiera rossa del PC che sventolava, mi venivano in mente quei tempi dei congressi comunisti, dei governi democristiani, delle alleanze di allora, che erano lievemente diversi da quelle di adesso. I tempi sono cambiati, per cui qualcuno dirà ma non bisogna fare a paragoni, però ecco, a chi ha vissuto anche quegli anni, anche da giornalista,
Ecco, si capisce, si vede molto di più la differenza, non so come dire. C'era forse un maggiore senso dello Stato, forse c'era uno Stato e c'era un sistema politico molto rigoroso e molto rispettato da tutti, anche dagli opposti, cioè, Sì, da da giornalista democristiani massimo rispetto non sarei mai comunisti. riuscito a trarre un succo di un discorso di 6 ore, avrei fatto molta Sì. fatica a trovare un titolo a un discorso così lungo, ma del resto erano altri tempi. Allora, Stefano è pronto da Palazzo Tursi. Stefano, buon pomeriggio. Eccoci Matteo, buona serata a tutti. Sono con il professor Silvio Pons, professore di storia dell'Europa orientale all'Università di Roma, tra i più autorevoli storici della storia, storici del Partito Comunista, del Movimento Comunista Italiano. Come tale è stato chiamato a tenere la relazione a questo convegno su Umberto Terracini. Professore, la figura di Terracini, che ha firmato la Costituente, Presidente della Costituente, la Costituzione, proprio oggi in cui, senza fare dei paragoni empi, però si parla di ridisegnare lo Stato. Quali sono gli elementi di attualità e la lezione che lascia al presente una figura come Terracini? Ma innanzitutto c'è da dire che Terracini è una figura emblematica della storia del comunismo italiano, ma è anche un grande protagonista della storia d'Italia, appunto in quanto presidente dell'Assemblea Costituente ha lasciato un segno simbolico molto importante. Le lezioni da trarre oggi naturalmente non sono mai facili. Però credo che possiamo dire oggi che dopo la fine del comunismo, il distacco dalle ideologie e dalle utopie del XX secolo, resta ancora un'eredità, cioè una concezione alta della politica, che purtroppo nel nostro tempo si è persa e che ci fa avvertire in realtà un vuoto. Ecco, i 125 anni di Terracini coincidono col centenario della scissione di Livorno e quindi della fondazione del Partito Comunista d'Italia, di cui Terracini fu uno dei protagonisti. Terracini nacque a Genova, Genova è una città che ha infiniti legami con questa storia. Togliatti nacque a Genova, non lo devo certo spiegare a lei, Togliatti, D'Alema, Novella, la stessa figura di Rossa che segnò la frattura definitiva e la rottura di ogni ambiguità con l'estremismo che stava a sinistra del PC. Ecco, quale ruolo ha avuto Genova nella storia del movimento comunista italiano? Ma io direi che Genova ha avuto un ruolo molto importante proprio nella nascita del movimento operaio italiano, prima ancora che del Partito Comunista, come uno dei tre lati del triangolo industriale italiano, naturalmente. Genova rappresentava già all'inizio del secolo una realtà moderna, avanzata e nello stesso tempo operaia, e quindi diciamo, è diventata una città simbolo nella storia del movimento operaio, del socialismo, necessariamente poi anche del comunismo. Questo aspetto simbolico credo che sia rimasto nel tempo, per tutto il XX secolo, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella storia dell'Italia repubblicana. Ecco, oggi immagina la crisi alla nomina del presidente incaricato. Il vice segretario del PD Orlando diceva che la forza politica che rappresenta al Senato vale l'11%. Siamo d'altra parte in una città che in questo momento non è governata dalle forze di sinistra. Ecco, questo perché nelle sue infinite trasformazioni il partito ha perso il legame con quella che era la sua base, con quelli che erano i suoi ceti rappresentativi, o perché è venuto meno, diciamo, il fondamento di quello che era il patrimonio culturale ideologico che portò all'evento di 100 anni fa? Beh, credo sia importante fare una distinzione tra la fine di una componente sociale molto importante, e del resto persino Terracini segnalava negli ultimi anni della sua vita questa graduale estinzione di una centralità della classe operaia, ma anche dei contadini nella storia della sinistra italiana, del comunismo italiano. Chiaro che quella componente sociale si è trasformata completamente nelle nostre società,
Questo forse avrebbe dovuto presupporre però una capacità di tenuta culturale che invece si è largamente perduta, naturalmente per tanti motivi, e non sono sempre facilmente imputabili a singole personalità, a singoli soggetti. Sono cambiate le forme della politica, ma nello stesso tempo è cambiato il rapporto tra la società e le istituzioni. Viviamo in tempi di politica debole. Questo però lo avvertiamo come un problema, quindi evidentemente si tratta di qualche cosa a cui dobbiamo fare fronte. Io ringrazio il professor Ponzi della disponibilità, mi scuso con gli organizzatori del convegno per il ritardo che ho inflitto all'inizio dei lavori e ti restituisco la linea. Grazie Stefano, mentre aspettiamo Mario Paternostro ancora un istante di commento dell'attualità politica, Mario Draghi ha accettato l'incarico del presidente Mattarella, ora deve costruire una sua ipotesi di governo, dovrà ottenere ovviamente l'ok da parte del Parlamento, si troverà una maggioranza non politica, una grande coalizione. È la soluzione giusta secondo te per il Paese e fino a quando potrà durare questo governo? È la soluzione giusta in questo momento. Io credo che la soluzione giusta saranno appena sarà possibile le elezioni per ridare un governo eletto, perché consideriamo che insomma, gli ultimi governi di eletto hanno ben poco, quindi sarà sicuramente, se passerà, una soluzione a tempo, non ti so dire quanto, sarà una soluzione a tempo che dovrà traghettare il Paese al di là, speriamo, della pandemia. Lo speriamo. Ti interrompo Mario perché tutti i lavori stanno cominciando a Palazzo Tursi, allora ci colleghiamo con il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova. Uomo che ha percorso nel PC e anche in certi momenti in dissenso con il PC gran parte della vita politica del dopoguerra e dell'avvento del fascismo. Un uomo che, diciamo, spiega secondo me più di molti altri la storia del Partito Comunista Italiano, perché noi questa iniziativa, quella di oggi, la teniamo nel quadro del centenario della fondazione del PC. E io sono molto contento che il sindaco di Genova Bucci ha voluto non solo essere presente, non solo interverrà, ma il Comune di Genova ha con noi organizzato questa iniziativa. Umberto Terracini certamente, secondo me per ragionare su Terracini si deve fare un paragone, un punto di riferimento. Terracini è l'uomo che nel 21 al congresso di Livorno argomenta i motivi della scissione dei comunisti dal resto del Partito Socialista. 40 anni dopo, 30 anni dopo in realtà, Terracini è l'uomo che firma la Costituzione. E mi ha molto colpito quello che ha scritto un giornale recentemente commentando i 100 anni del PC, ha titolato in questo modo: erano partiti per fare la rivoluzione, hanno fatto in Italia la democrazia e la Repubblica. C'era un po' di forzatura. Noi sappiamo chiaramente che la democrazia e la Repubblica in Italia è frutto di un concorso diverso di forze. I comunisti però sono stati di queste forze antifasciste uno degli elementi caratterizzanti. Per cui mi piace questa cosa di Terracini che ha queste due polarità, la Repubblica e la scissione in nome, la scissione avviene in modo in nome della fedeltà al leninismo, all'internazionale comunista, alla rivoluzione, dire, è veramente una metamorfosi molto molto interessante. Però guardate che questo è un elemento di diversità. Terracini è anche l'uomo che si schiera contro l'accordo tra l'URSS e la Germania e racconta in un libro che la cosa che lo avvilì di più
fu il fatto che venne sospeso, allontanato dal partito, e al confino, lui diceva, i compagni non mi salutavano più. Per cui, diciamo, dà anche il senso della forza di un uomo che esprime un dissenso, lo esprime in modo radicale, in modo ragionato, e che però soffre moltissimo l'allontanamento dal partito a cui apparteneva, che aveva fondato nella sostanza, perché nella gerarchia, dopo Bordiga, l'uomo che non era Gramsci o Togliatti, che non c'era neanche, era lui il punto di riferimento. Un uomo tutto di un pezzo, un uomo che fece la resistenza attivamente, un uomo che, diciamo, visse nel dopoguerra, nel partito, con una stima riconosciuta di tutti, ma anche in qualche modo un uomo che non cercò mai di organizzare gruppi, era fuori dalle logiche piccole, lui era per un grande ragionamento legato ai grandi ideali, i proletari, la giustizia sociale. A me ha colpito, probabilmente, se non ricordo male, qualcun altro in questa sala era presente a quell'incontro. Negli anni 70 Terracini venne a tenere un comizio a una festa dell'unità di San Pier d'Arena. Per noi Terracini era effettivamente, dico, un mostro sacro, un pezzo della storia del partito. Arrivò da solo con la sua macchina, posteggiò in via Cantore e venne a piedi. Ecco, dà anche il senso di, ed era già senatore, e mi colpì come ci trattò in modo da uguali, e la capacità di relazione che aveva con i compagni che lavoravano negli stand. Ecco, fu un uomo che fece grandi battaglie, che partecipò ai congressi dell'Internazionale, che firmò la carta costituzionale, ma era un uomo che restava profondamente legato agli elementi di appartenenza ai più poveri. Infatti, credo che la pubblicheranno tra qualche giorno, lui fece un'orazione a Serrati, che era il capo allora del Partito Socialista, poi divenne comunista, che morì sui monti perché andava a una riunione della direzione, e lui di questo uomo traccia il profilo, dico, erano stati, il profilo che lui traccia era, dice, un uomo onesto, buono, legato agli interessi dei lavoratori. E racconta un episodio che io non sapevo, Ponzi invece certamente lo sapeva, che per un certo periodo nel Partito Socialista c'era incompatibilità tra la carica di parlamentare e la carica di dirigente del partito, quasi per segnare una diversità di ruoli e di posizioni. Ecco, Terracini, di questo percorso della vita del Partito Comunista, è parte essenziale. Devo dire che noi pensiamo che in questa celebrazione dei 100 anni del Partito Comunista non si debba solo parlare nel senso quando c'erano i comunisti. Quindi i comunisti hanno fatto delle cose giuste, ma hanno fatto anche delle cose sbagliate. Non era il partito della verità. Era però il partito che aveva saputo dare dignità al mondo del lavoro. Tutta questa attività di formazione politica che faceva e di portare avanti i più poveri, beh, a me colpì, dico, vi dico una cosa che non c'entra con te. Io andai alle Frattocchie, conobbi di Terracini, la prima cosa che mi fecero studiare non era il manifesto dei comunisti, è la storia d'Italia di Salvemini, per cui c'era una volontà di emancipare, particolarmente al sud, le masse dei cittadini. Faremo tante altre iniziative, questa è quella che consideriamo un punto molto significativo. Ringraziamo tutti coloro che contribuiranno a diffondere questa iniziativa, che però ha una correzione.
ovviamente interverrà e darà il suo contributo il sindaco di Genova Bucci, Marco Bucci. Poi parlerà Mario Paternostro, il quale non può essere presente, e proietteremo di Mario Paternostro un intervento. Dopodiché Silvio Pons, direttore, presidente, diciamo, dell'Istituto Gramsci, farà, dico, la prolusione sulla vita di Terracini, per cui pensiamo di riuscire a contenere tutto in un'ora e un quarto. Vi ringrazio tutti di essere presenti. Do la parola al sindaco di Genova, Marco Bucci. Bene, innanzitutto saluto il prefetto, grazie per essere qui, saluto tutti voi e ringrazio Mario Margini per questa opportunità e occasione che il Comune di Genova ha voluto assolutamente cogliere, perché è una cosa importante, ma è importante anche per Genova. E vi dirò adesso in due parole quello che io penso sia importante anche per la nostra città. Mi consentite di prendere qualche appunto, io in genere vado a braccio, ma oggi ci sono troppe cose che devono essere precise, per cui mi sono scritto qualcosa. Bene, oggi noi ricordiamo i 125 anni dalla nascita di Terracini, di cui parleremo ovviamente. Ci sono anche però i 100 anni del Partito Comunista, le due cose secondo me vanno ricordate assieme. Io ho raccolto alcuni pensieri, prima sul partito e poi dopo su Terracini, e poi vorrei vedere come possiamo metterli assieme, soprattutto visti da sottoscritto che ha vissuto tanti anni, più di 20, fuori dall'Italia e non può essere considerato un fervente comunista. Quindi voglio dire, vi dico espressamente tutto quello che penso. Bene, il Partito Comunista. Direi che siamo tutti d'accordo, anzi penso che non ci sia nessuno che possa negare che il Partito Comunista è stato un attore fondamentale dei più grandi processi politici dell'Italia, in tutti i casi, negli ultimi 100 anni. Dove c'era un cambiamento, dove c'era una decisione, dove c'era qualcosa da fare, il Partito Comunista c'era. Quindi è un grande attore degli ultimi 100 anni della storia d'Italia, ma non solo della storia, dei cambiamenti, che è la cosa più importante, direi. Il tributo dei suoi uomini è stato incredibile sia durante la Prima Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale, per non parlare della guerra partigiana, della resistenza, cioè molte persone che erano membri iscritti al Partito Comunista hanno dato un grande contributo alla storia dell'Italia anche attraverso la loro vita, e questa è un'altra cosa che non va assolutamente dimenticata. Anche se, detto proprio, i numeri lo dicono, no? Mi sembra che l'anno in cui il Partito Comunista abbia preso più voti è stato il 34,4% verso 75-76, se mi ricordo, vuol dire un terzo dell'Italia, non è assolutamente da dimenticare questo. Ed non è mai riuscito a raggiungere il governo, però è stato assolutamente protagonista di tutti i governi, perché chi voleva andare a governare dopo il dopoguerra doveva avere a che fare col Partito Comunista, quindi voglio dire, è una presenza importantissima nella nostra storia. E parliamo poi invece del territorio. Tutti sanno che il sindacato nasce, c'è la CGIL, la presenza è assolutamente fondamentale. La comunicazione, l'Unità, è uno dei giornali più letti d'Italia e ha servita come informazione per tantissime generazioni. Nel mio caso, io vi posso garantire, pochi lo dicono, ma io già quando ero al liceo parlavo, dialogavo, non urlavo ancora, però parlavo e dialogavo con quelli della FIGC. Pochi citano la FIGC, però la FIGC per noi, quelli che hanno la mia età, era una presenza importantissima. In qualunque tipo di discussione a scuola, in qualunque tipo di attività, anche fuori dalla scuola, anche nello sport. Quindi queste sono presenze nella società importantissime. Ecco, era il 76 l'anno del 34,4%, dove il PCI raggiunse, quindi vuol dire, più di un terzo degli italiani. Ecco, la storia poi dice tante altre cose, io non ci voglio entrare, quelli più esperti di me lo diranno chiaro e tondo, però è innegabile che noi dobbiamo ricordarci che dobbiamo guardare con rispetto e ammirazione a chi ha lottato con le proprie idee per il contributo a un'Italia migliore, e non c'è dubbio che il PCI ha partecipato all'Italia migliore, su questo non c'è dubbio, e assieme a tutti gli altri ha creato l'Italia e la società civile che noi abbiamo adesso. Questo è scritto.
Io voglio dirvi un'esperienza personale, una cosa che secondo me è un motivo per cui noi dobbiamo dire grazie al PC e poi dopo parliamo di Terracini. Come sapete, io ho attraversato gli anni più difficili del terrorismo, le Brigate Rosse, eccetera, quando avevo 20 anni, tra il 79 e l'82, e dobbiamo dire grazie al PC. Dobbiamo dire grazie al PC perché è riuscito a distaccarsi da queste cose e distaccarsi dai compagni che sbagliano. Mi ricordo i miei tempi si diceva sono compagni che sbagliano. No, il PC ha creato un muro nei confronti di questi e questo ha consentito all'Italia di sconfiggere il terrorismo. Io mi ricordo quella giornata piovosa di fine gennaio del 79 che abbiamo ricordato qualche giorno fa. Da quel giorno lì, sino all'anno dopo, l'anno della strage di Bologna, c'è stata l'offensiva dello Stato italiano contro le Brigate Rosse e contro il terrorismo, proprio perché il PC aveva detto no, queste cose non sono accettabili. Io penso che come italiani, cittadini e genovesi, perché è nata da Genova con la storia di Guido Rossa. Ecco, da quel momento lì noi dobbiamo dire grazie perché abbiamo sconfitto il terrorismo. E abbiamo sconfitto il terrorismo e ricordiamo che Umberto Terracini disse che la nostra Costituzione è un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano. Quindi non si parla di terrorismo, qui si parla di amicizia e fraternità. Guardate com'è diverso il mondo. Ecco. E Terracini ha fatto questo. Sono passati tanti anni, però Terracini è una persona che per noi rimane, come giustamente detto Margini, rigore morale e civile di un grande genovese. Guarda in caso è genovese, una persona che non prende compromessi, che sa dire di no quando bisogna dire di no, che sa dissociarsi anche quando è difficile, che sa dire io sto dalla parte opposta, anche se tutti voi siete miei amici, e pagare per questo. E lo ha fatto anche quando era in minoranza, lo ha fatto affrontando le inevitabili e talvolta pericolose conseguenze. E certo è brutto essere al confine e sentir dire dal partito non parlate più con quella persona, i suoi compagni. Quello che è successo, l'ha appena citato Margine, è successo nel 39 quando lui era al confine. Perché? Perché aveva rifiutato il patto Molotov-Ribbentrop, che come sapete era un patto di spartizione terribile di tutta l'Europa. Ecco, questa è un'esperienza importante che per noi deve essere un messaggio che ci dice che lui, essendo stato nominato presidente, sapete che dopo le dimissioni di Saragat all'Assemblea Costituente hanno nominato presidente Terracini. Ebbene, Terracini ha rispettato le voci di tutti i partiti, ha fatto un lavoro incredibile di omogeneizzazione per fare la nostra Costituzione. E di questo dobbiamo rendergliene atto, anche se in quegli anni, ad esempio, nel 1947, lui fece quella famosa intervista al giornale degli Stati Uniti in cui disse che si dissociava completamente dall'Unione Sovietica e lì il grande Togliatti ebbe qualcosa da dire. E così via, sino al 1976, quando se la prese col culto della personalità che c'era nel partito e soprattutto nell'Unione Sovietica. Insomma, una persona di confronto, una persona che sapeva dire quello che bisognava dire, e di questo noi dobbiamo ricordare il genovese, forse, quello che aveva quel DNA particolare che abbiamo tutti noi, che ci tiriamo sulle maniche quando ce n'è bisogno, ma quando c'è qualcosa da dire lo diciamo senza paura. Un ultimo punto volevo ricordare, che io ritengo assolutamente importante. Terracini è sempre stato uno spirito libero che anche sapeva le sue origini. La sua origine ebraica, il fatto che abbia contribuito ad esempio nella Costituzione, a far sì che i rapporti tra lo Stato italiano e tutte le confessioni religiose diverse da quella cattolica fossero riconosciuti, segno di una grande sensibilità, soprattutto nella sinistra, e una grande sensibilità anche verso lo Stato di Israele, soprattutto negli anni Ottanta, quando in realtà tutta la sinistra era dall'altra parte, era dalla parte del filo palestinese. No, lui era invece dall'altra parte. Ecco, questo è il messaggio, essere coerenti con i propri ideali, cercando il dialogo con gli altri, mettendo al primo posto le libertà individuali. Enrico Berlinguer disse che era un grande italiano. Io non sono famoso come lui, come Enrico, però io aggiungo che è stato un grande genovese,
un genovese che dalla sua città ha ereditato la forza di reagire nelle difficoltà, la schiena dritta, il rimboccarsi le maniche, la voglia di non arrendersi mai e soprattutto l'amore per la libertà. Grazie. Riusciamo a collegarci con Mario Paternostro e